Grande partecipazione come sempre al tradizionale campus organizzato dal Rotary Club d'Abruzzo e Molise in programma fino al 3 giugno nel comune costiero di Roseto degli Abruzzi. Sono oltre 500 le persone con disabilità e i loro familiari ospiti del villaggio vacanze Lido d'Abruzzo. La manifestazione è giunta alla 34esima edizione anche l'obiettivo di portare alla conoscenza della collettività quante famiglie vivono quotidianamente il problema della disabilità e quanto facciano le associazioni di servizio per alleviare per quanto possibile i disagi di queste famiglie, mettendosi a disposizione anche delle istituzioni per una collaborazione quanto più fruttuosa possibile. Dunque questa sarà una settimana ricca di eventi che porterà sicuramente sorrisi e felicità sui volti di queste persone. Tutti i giorni organizziamo qualcosa, ci saranno quest'anno un paio di spettacoli diciamo proprio dedicati all'inclusività, uno di Luca Strappelli e l'altro di uno spettacolo di tangoterapia proprio rivolto a persone con disabilità, soprattutto autistiche, che si è visto che attraverso queste diciamo manifestazioni possono migliorare di molto. E poi il 2 giugno avremo la premiazione di un concorso che abbiamo istituito quest'anno anche in memoria di un nostro amico scomparso, purtroppo uno dei fondatori del campus, e che premia proprio la solidarietà, gesti di solidarietà e di inclusione degni di nota. E quest'anno daremo il premio alla classe di una scuola elementare di Trasacco, in provincia dell'Aquila, che hanno rinunciato ad una gita in pullman perché il loro compagno disabile, per un guasto del pullman, non poteva scendere e partecipare con loro. E quindi mi sembra che sia giusto premiare e dare risalto a cose di questo genere, perché aumentano proprio la consapevolezza della solidarietà e dell'inclusività soprattutto, cioè siamo tutti uguali, no? Ognuno con le sue debolezze, le sue forze, punti di forza, punti di debolezza, però insomma in una società inclusiva questo deve essere considerato. Per questa edizione l'assessorato alle politiche sociali della Regione Abruzzo ha finanziato l'acquisto di attrezzature per un parco giochi inclusivo. Abbiamo finanziato questo parco giochi inclusivo come tanti altri, perché avevamo messo in bilancio una dote finanziaria importante per quanto attiene lo scorso anno. Altri soldi lo metteremo appunto per i prossimi anni, perché noi riteniamo che un parco giochi deve essere accessibile a tutti. Sono molto felice che questa struttura si possa dotare di questi giochi appunto inclusivi per permettere a tutte le persone di usufruirne. Questa dimostrazione che la Regione è vicina alle persone in difficoltà, alle persone disabili, alle persone più fragili, e cerchiamo di far sì che nessuno in Abruzzo rimanga indietro.